Ciao a tutti! Allora, oggi volevo fare una nuova tipologia di video perché ho pensato, ma questo lo sapevo già anche quando avevo aperto il canale, che fare dei video solo quando ordino qualcosa online vuol dire fare un video ogni tanto. Ho pensato di farvi un video follow-up dei prodotti che inizio. Vi spiego. Volevo fare prima l'apertura del prodotto nuovo per farvi vedere com'è chiuso. Poi volevo parlarvene magari dopo i primi utilizzi, i primi utilizzi. E poi vi volevo fare il video, diciamo, del prodotto finito, però pensavo di accorparli tutti in un unico video, così avete tutte le impressioni in sequenza. Ora, il prodotto finito magari dipende da che prodotto è, perché ci sono prodotti che durano anni e quindi insomma, se no di certe cose vi parlerei dopo magari un anno che l'ho aperto. E questa cosa mi è venuta in mente perché sto per utilizzare un prodotto che non ho mai usato e quindi il mio spacchettamento non sarebbe tanto di un pacchetto, ma sarebbe di un prodotto. E stavo per utilizzare appunto un nuovo prodotto che è questo. È praticamente una maschera per capelli di Floralia ai semi di lino. Vi faccio vedere magari intanto che dice che non è testato sugli animali, che utilizza energia verde. Che cosa dice questa cosa? Che è senza petrolchimici. È un prodotto a pH fisiologico, non addensato con sale, senza coloranti, senza tanti attivi. Per chi gli interessa, non so se questa. Ho come l'impressione che questa cosa non metterà mai a fuoco l'inci, e quindi diciamo che magari ve lo copio nell'info box, qualcosa del genere. Non ho strumenti abbastanza tecnologici. E che cosa dice? Dubito anche che se non leggete l'inci, leggiate quello che c'è scritto. Comunque dice che praticamente è una crema che serve a ristrutturare i capelli, serve a proteggerli dai agenti esterni, come l'aria, l'aria, c'è scritto, come l'aria e lo smog, e che serve a rafforzarli e che serve anche a migliorare la pettinabilità. Dice che per usarlo bisogna, dopo lo shampoo, applicarlo sul capello umido e lasciarlo agire per 4-5 minuti e che la frequenza d'uso ottimale sarebbe una volta a settimana. Quindi ha tutti questi po' di punti qui, cioè di essere intensivo, rigenerante, protettivo, districante e nutriente. Vediamo, vi faccio vedere come è fatto. Voi lo aprite, ha la sua pellicolina che non è attaccata. Questa qui è una crema, però devo dire è piuttosto liquida, sembra un balsamo di consistenza. Pensavo che essendo una maschera fosse più densa. L'odore è piuttosto forte a sentire, cioè secondo me è piuttosto acuto di semi di lino, però proprio per questo poi vi faccio sapere se resta sui capelli, se non resta sui capelli e se si può utilizzare al posto del balsamo. Vediamo poi dopo. Ciao! Allora, ciao di nuovo! Primo utilizzo della maschera di Floralia ai semi di lino. Che dirvi allora? Una cosa che non vi ho detto prima è che io Floralia l'ho comprata su un'offerta, provate un po' a indovinare, di Amazon by Vip, che se non si fosse capito è un sito dove acquisto diverse robe. E, detto questo, c'è da dire che, allora, un'altra cosa che non vi ho detto prima, forse vi può interessare, forse riuscivate a leggerlo dall'etichetta, è che è una maschera da 200 ml. Oggi è il 4 novembre, quindi vediamo un pochino quanto riusciamo a farla, quanto dura, vi farò sapere quando finisce. Allora, impressioni, prime impressioni perché l'ho usata una volta sola. Devo dire che
A livello del capello, se è ristrutturato o roba del genere, non ve lo so dire perché sinceramente è troppo poco che la utilizzo. Poi devo dire la verità, io non ho grossi problemi di capello danneggiato, ho capelli molto lunghi ma sono piuttosto sani. Per quel che riguarda la morbidezza, devo dire, sono piuttosto soddisfatta dal primo utilizzo perché sento capelli molto molto morbidi. E per essere il primo utilizzo, secondo me, si può dire che può essere utilizzato al posto del balsamo perché mi sembra che oltre che la morbidezza ci sia anche un effetto migliore di stricante. A livello di diciamo lati negativi, a me continua a non piacere molto l'odore perché è un odore di semi di lino che non trovo piacevolissimo e è piuttosto forte. Ora vi dico che così sui capelli non credo che resti. Ora ho appena lavato i capelli e un po' continuo a sentirlo, ma secondo me nel giro di mezz'ora sparisce. Vediamo, non è un odore che non si può sentire, però non è neanche un profumo da dire che lascio la scia meravigliosa. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, era un'offerta e non mi ricordo, magari ve lo metto nell'info box, mi rinformo e ve lo metto nell'info box. Ah, come ho usato io questa maschera? Come c'è scritto sulla confezione? Ho fatto lo shampoo, me la sono messa, ho legato i capelli e poi dopo circa 5 minuti l'ho sciacquata. Sui capelli ne ho dovuto usare abbastanza, dico la verità. Io ho capelli abbastanza lunghi e avrò messo 2 noci di prodotto, diciamo. Per ora, diciamo, come primo utilizzo io mi reputo piuttosto soddisfatta e vediamo poi a lungo termine, dopo quando il prodotto sarà finito o dopo qualche altro utilizzo com'è. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti! Oggi vi faccio il terzo video sulla maschera per capelli della Floralia. Allora, vi faccio vedere. Non è perfettamente finita, però è piuttosto in fondo. Se vedete qui c'è la fine del barattolo, non so se riuscite a percepirla, però diciamo che credo di finirla semplicemente in un altro paio di applicazioni. Vi voglio fare il video ora e non quando è finita proprio, finita finita, perché in questo video ho fatto l'intro di questo genere di video in questo prodotto qui e poi dopo però se ho finito altri prodotti non li può, cioè non ho un'introduzione e spiega qual è la mia idea di questo, per questo tipo di video. Dunque, oggi siamo al 17 dicembre e la maschera è praticamente finita, ve l'ho detto, io penso in un altro paio di utilizzi questa maschera è completamente finita. Quindi diciamo che è durata circa un mese, quindi a parer mio non moltissimo, però c'è da dire che io ho capelli molto lunghi e ne ho usate in abbondanza. Io l'ho usata tutto il tempo al posto del balsamo, quindi come sostituto del balsamo. E vi dico secondo me i pro e i contro di questa maschera. Allora, lei promette protezione dagli agenti esterni, morbidezza e pettinabilità e ristrutturazione per i capelli sfibrati. Io vi dico che per quanto riguarda la ristrutturazione non lo so, per il semplice fatto che io non ho i capelli sciupati, anche se sono lunghi i miei capelli sono piuttosto sani, cioè non ho visto particolari miglioramenti, ma non ne avevo neanche bisogno. Sicuramente posso testimoniare che sui miei capelli ho un bel effetto di morbidezza e pettinabilità. I miei capelli dopo questa maschera sono veramente veramente morbidi. Io ve li farei sentire perché sono molto 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 morbidi, molto più che con un balsamo, perché con un balsamo in genere li trovo pettinabili, ma ora sono proprio morbidi. Quindi diciamo che mi è piaciuto sostanzialmente come effetto e per quello che posso testimoniare è positivo.
L'aspetto secondo me negativo è che non è durata molto, cioè ne ho usata veramente in abbondanza ogni volta. E un altro aspetto negativo, però d'altra parte è una maschera, è che ovviamente è un po' meno pratica del balsamo perché la dovete lasciare in posa solo 5 minuti, dicono loro. Però comunque è un tempo in più rispetto al balsamo e si risciacqua velocemente. Io l'ho usata in varie modalità, l'ho usata sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti e quindi diciamo l'ho usata sia dopo lo shampoo in posa e poi risciacquata, sia sui capelli asciutti e dopo facendoci lo shampoo. Non c'è una grande differenza. Con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, un saluto. Ciao!